Facciamo un passo avanti nella ricerca del circuito equivalente del nostro motore asincrono trifase. La parte che vediamo qua del circuito equivalente è quella che abbiamo determinato immaginando il motore a rotore fermo e con avvolgimenti rotorici aperti. In questa situazione non ci sono correnti rotoriche, il rotore appunto è fermo e l'unica corrente assorbita dallo statore è quella necessaria a vincere le perdite nel ferro rappresentate da questa conduttanza G0 e dalla corrente necessaria a produrre il campo magnetico e quindi alla corrente di magnetizzazione che viene rappresentata da questa suscettanza di magnetizzazione B0. Adesso teniamo conto del comportamento reale del motore, quindi abbiamo il rotore in movimento a una velocità di rotazione inferiore alla velocità di sincronismo del campo magnetico, quindi con un certo scorrimento S. Quindi noi abbiamo il rotore in movimento. Con una velocità di rotazione n giri al minuto, alla quale corrisponde un certo valore dello scorrimento S. Allora, quali sono le caratteristiche delle quali non si può non tener conto nel nostro circuito equivalente? Allora, la prima è sicuramente il fatto che gli avvolgimenti non sono ideali e quindi presenteranno delle resistenze ohmiche. Questo vale sia per gli avvolgimenti statorici che per gli avvolgimenti rotorici. Quindi possiamo senz'altro aggiungere in serie al nostro circuito equivalente sia allo statore che al rotore una resistenza su entrambi i lati che tiene conto appunto della resistenza degli avvolgimenti. Quindi questa sarà la resistenza del primario del nostro statore degli avvolgimenti, chiamiamola R1, questa è la resistenza degli avvolgimenti rotorici, quindi del circuito secondario R2. Un'altra cosa della quale dobbiamo tener conto è la presenza di flussi dispersi. Cosa sono i flussi dispersi? I flussi dispersi sono quella parte del flusso del prodotto dal campo magnetico che non si concatena con entrambi gli avvolgimenti statorici e rotorici. Quindi, se volessimo rappresentare nello schema del nostro motore il flusso. Immaginiamo il flusso generato dalle correnti statoriche, quindi avremo una parte del flusso che si concatena, come vedete, con entrambi gli avvolgimenti, sia con gli avvolgimenti statorici che con quelli rotorici, ma ci sarà contemporaneamente anche una parte di flusso che, ad esempio, rappresentiamo qua, che non si concatena con entrambi gli avvolgimenti, ma soltanto con gli avvolgimenti statorici stessi. E questo rappresenta un flusso di dispersione dello statore che indichiamo con φ di S. Stessa cosa succede per il flusso determinato dalle correnti rotoriche. Se noi rappresentiamo le linee di flusso anche qua per il nostro rotore, questo sia il flusso rotorico che si concatena sia con gli avvolgimenti rotorici che con quelli statorici, avremo anche in questo caso la presenza di flusso disperso che non si concatena con entrambi gli avvolgimenti, ma soltanto con gli avvolgimenti rotorici, che possiamo indicare come flusso disperso di rotore. Questi flussi dispersi vengono rappresentati sul nostro circuito equivalente con delle reattanze di dispersione, quindi degli elementi in serie che determineranno delle cadute di tensione e all'interno
alle quali viene dato il nome X1 di allo statore, dove D ci ricorda il fatto che siano reattanze di dispersione, e X2 di S, chiamiamola, e poi capiremo perché, al rotore. A questo punto la nostra rappresentazione del funzionamento del motore è terminata, possiamo chiudere il circuito ricordandoci che al primario abbiamo la nostra alimentazione rappresentata da un generatore con fasore V1. Allora, cerchiamo adesso le relazioni tra le varie grandezze elettriche. Come saranno le correnti nel nostro circuito? Allora, partiamo dal rotore, abbiamo sicuramente che la tensione indotta rotorica E2 determinerà la circolazione di una corrente negli avvolgimenti rotorici I2. Questa corrente negli avvolgimenti rotorici richiamerà una corrente nel primario che chiamiamo I2-1, per ricordarci appunto che la corrente rotorica richiamata al primario. Poi abbiamo sui componenti trasversali la circolazione della corrente di magnetizzazione I0, quindi la corrente a vuoto del nostro motore, e complessivamente la corrente I1 assorbita dall'alimentazione. Iniziamo a scrivere ciò che sappiamo di queste grandezze. Intanto, se ci spostiamo al rotore, noi sappiamo che la E2, la tensione indotta nel circuito rotorici con rotore in movimento, è uguale alla tensione indotta a rotore bloccato moltiplicata per lo scorrimento S. La reattanza di dispersione al secondario è una reattanza di dispersione che noi abbiamo chiamato X2 di S, e questa perché dipende anche dallo scorrimento, in quanto è legata all'induttanza di dispersione del secondario L2 attraverso la frequenza delle grandezze rotoriche, quindi la F con R, che come sappiamo F con R è legata alla frequenza dell'alimentazione, anche questa tramite lo scorrimento. Pertanto, qui sostituendo troviamo 2πY FS per L2, quindi questa sarà uguale a S per 2πY F per L2, che rappresenta la nostra reattanza di dispersione, che possiamo chiamare X2 di reattanza di dispersione a rotore bloccato. Quindi la reattanza di dispersione con rotore in movimento, che stiamo chiamando X2 di S, sarà uguale alla reattanza di dispersione a rotore bloccato X2 di moltiplicata per lo scorrimento S, dove abbiamo che la X2 di è la reattanza di dispersione a rotore bloccato. Quindi a rotore fermo. Quindi possiamo andare a sostituire nel nostro circuito la simbologia che abbiamo usato, e qua mettere
x con 2 di moltiplicare il tutto per s. E questa è la nostra reattanza di dispersione. Quindi abbiamo tutti gli elementi per calcolare la corrente I2 al rotore. La corrente I2 quindi sarà uguale alla tensione indotta e con 2 divisa la nostra impedenza rotorica R2 più JS x con 2 D. A questo punto prendiamoci un po' di spazio e ricordiamoci che E2, abbiamo detto che è 2,0 per S, quindi al numeratore abbiamo E2,0 per S fratto R2 più JS x con 2 D. Qua possiamo dividere il numeratore e il denominatore per S, cioè dividiamo per S il numeratore e dividiamo per S il denominatore. In questo modo abbiamo che si semplificano qua S al numeratore, quindi rimane soltanto la E2,0, e al denominatore abbiamo un termine R2 fratto S più J, e qua nel secondo termine diviso S si semplificano anche qua S al numeratore e S al denominatore, mi rimane soltanto JX con 2 di reattanza di dispersione a rotore bloccato. Quindi vedete che il denominatore ha assunto una forma particolare, interessante, e rappresenta l'impedenza del rotore, chiamiamola impedenza equivalente del rotore. Analizziamo quindi meglio questa impedenza per vedere se riusciamo a esprimerla in qualche modo particolare. Allora, quindi abbiamo che la nostra impedenza del rotore, chiamiamola Z2, la possiamo esprimere come la somma dei due termini. Abbiamo visto una resistenza diviso lo scorrimento, parte reale, quindi una componente resistiva, più una componente induttiva di reattanza x con 2d, pari alla reattanza di dispersione a rotore bloccato. Analizziamo il termine R2 fratto S. R2 fratto S si può manipolare matematicamente, e questo lo si può pensare come ottenuto dalla resistenza R2 sommata a un'altra componente che sia 1 meno S fratto S. Se noi sommiamo questi due termini troviamo esattamente la nostra R2 fratto S. Quindi vediamo che la componente resistiva dell'impedenza può essere vista come data dalla somma di due elementi. Un elemento costante, R2, che rappresenta la resistenza degli avvolgimenti, quindi R2 è la resistenza degli avvolgimenti, rotorici, e un'altra parte, questa, che invece rappresenta l'effetto della presenza di un carico sul motore, nel senso che il carico applicato al motore
quindi il carico che il motore deve porre in rotazione, determina lo scorrimento del motore e elettricamente questo comportamento è rappresentato da questa componente resistiva dipendente dallo scorrimento stesso S. Quindi la nostra resistenza, quella componente resistiva dell'impedenza del secondario, quindi se adesso guardiamo soltanto il circuito rotorico, la possiamo rappresentare come la serie di tre componenti. Questa è la parte solo del rotore, qua abbiamo la nostra tensione indotta rotorica, abbiamo la nostra corrente rotorica e le componenti dell'impedenza equivalente del rotore si possono quindi individuare come una R2 data dalla resistenza degli avvolgimenti rotorici, una reattanza di dispersione a rotore bloccato X2D e un'altra resistenza in serie che dipende dal carico. Quindi al variare del carico, quindi al variare dello scorrimento, varierà il valore di questa resistenza e quindi varierà il valore della corrente assorbita dal rotore. Vediamo come varia quindi questa R2 per 1 meno S fratto S al variare dello scorrimento. Quindi noi abbiamo R2 per 1 meno S fratto S, vediamo i suoi valori. Per S uguale a 1, cioè al rotore bloccato, qua avremo al numeratore 1 meno 1, quindi 0. Per R2 avremo che R2 per 1 meno S fratto S uguale a 0. Quindi ciò che rimane è soltanto la componente resistiva dell'impedenza degli avvolgimenti rotorici. Se S tende a 0, quindi verso la velocità di sincronismo, avremo che il valore di R2 per 1 meno S fratto S avremo che tenderà in questa condizione, R2 per 1 meno S fratto S, avendo qua a denominatore il valore S che quindi tende a 0, avremo che questa resistenza tende a un valore infinito e quindi, come già detto e come nella precedente analisi, quello con il rotore immaginato fermo, la corrente assorbita dal rotore sarà appunto uguale a zero perché la resistenza di questo elemento tende all'infinito e quindi la corrente in questo ramo tende a zero, tendendo questo componente a rassomigliare a un circuito aperto.